voto plebiscitario, l'80% ha votato per il sì. Sulla piattaforma Rousseau gli iscritti dicono sì e non sembrano esserci più ostacoli al governo M5S PD. Ma come si vota sul portale che oggi è in grado di influire sulle sorti del paese? Un militante che chiede di restare anonimo ce lo mostra. Tu sei uno dei 115.000 in questo momento che ha il potere di far formare o non formare questa alleanza. Così pare. Sei pronto? Proviamo. Allora, facciamo il login alla piattaforma. Quando hai fatto il login ti arriverà tramite SMS un codice di conferma. Siamo dentro. Votazioni. Su Approfondisci, l'ho fatto prima, ti scarica un documento, un PDF, dove spiega le linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo. 26 punti, mi pare. Votiamo. Sei d'accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un governo insieme al Partito Democratico presieduto da Giuseppe Conte? Vuoi confermare il voto? Hai votato. Rousseau dice sì al Conte bis con il 79%. Luigi Di Maio sta per incontrare i giornalisti. Nelle prossime ore ci dedicheremo a trovare i migliori profili, le migliori energie per poter realizzare quel programma che hanno votato i nostri iscritti oggi. Ministro, due domande. Lei farà parte del governo e siccome Orlando oggi rinuncia e parla di discontinuità, vale anche per la squadra del Movimento 5 Stelle oppure qualche ministro può essere riconfermato? Per quanto mi riguarda, la cosa che noi dobbiamo avere al centro e dobbiamo mettere al centro sempre sono i problemi degli italiani. Sicuramente io mi auguro che l'esperienza di questi anni in Parlamento del Movimento 5 Stelle, nei comuni, nelle regioni, al governo, possa essere una risorsa anche per il futuro governo. Intanto le delegazioni M5S e PD concludono anche il lavoro sul programma. Siamo molto soddisfatti, un ottimo lavoro, ricco di contenuti. Mentre a rimanere pienamente insoddisfatto è Matteo Salvini, che adesso si ritroverà all'opposizione. Tanto lo dico a Di Maio e lo dico a Zingaretti. Potete scappare dal voto degli italiani, dal giudizio degli italiani per qualche mese, ma non potete scappare all'infinito. Anche Zingaretti posta su Facebook soddisfatto. E adesso non rimane che il Toto Ministri. C'è stata una grande partecipazione democratica. Posso parlare nel governo? No, di questo no. Non si parla. Lei esclude di essere parte del governo? Io penso che il Presidente del Consiglio, insieme ai rappresentanti delle forze politiche, farà le scelte migliori per il Paese. E lei non rimane in questo governo, quindi? So quello che accadrà fra 5 minuti, cioè che entriamo di nuovo a Palazzo Chigi a lavorare. C'è un via vai continuo di auto dentro e fuori da Palazzo Chigi. Si allontana l'auto di Di Maio, ma non sappiamo se ci sia dentro il ministro. Mezzanotte e 20 e il sottosegretario Spadafora torna dentro Palazzo Chigi. Sarà una lunga notte per il Movimento 5 Stelle e PD con tutte le caselle da chiudere. E anche a Nazareno, all'ultimo piano, sembra che ci sia ancora qualcuno sveglio.